La stampa 3D nasce allo scadere di un brevetto, quindi un'interessante innovazione da un punto di vista della scienza e della tecnica per l'umanità. Si chiama stampa 3D perché parte dall'utilizzo di modelli tridimensionali, che quindi vengono direttamente utilizzati nelle macchine che impiegano la tecnologia che viene chiamata additiva. La tecnologia additiva permette di utilizzare materia proprio dove è necessaria e la mette per sovrapposizione di strati di materia. Ha già dei vantaggi molto interessanti la stampa 3D. Prima di tutto questa ottimizzazione del materiale, che quindi può essere impiegato ove necessario. In secondo luogo possono essere creati dei prodotti e dei prototipi tutti diversi, quindi la possibilità di personalizzare ogni sistema costruttivo. Quali sono le nuove visioni per l'architettura? Sicuramente due o tre fronti correlati. Prima di tutto l'idea di utilizzare materiali sostenibili. La stampa 3D può farsi portavoce dell'utilizzo di materiali bio-based, materiali riciclati, riciclabili, che permettono quindi di avere una filiera delle costruzioni maggiormente ecologica. In secondo luogo la scalabilità. Oggi è possibile realizzare sistemi e componenti piccoli, ma anche incrementare la scala dell'edificio, costruire parti vetrate, parti costruttive, parti di un edificio che possono poi comporre il manufatto nella sua interezza. Infine, forse quella anche più importante, è l'idea di poter incorporare il tempo, quindi quella che viene chiamata la stampa 4D. La stampa 4D permette all'interno del processo di progettazione di includere la variabile tempo, quindi di creare elementi costruttivi che possono modificarsi nel tempo, adattandosi anche alle esigenze degli abitanti e degli utenti all'interno di un edificio.